Iniziamo la celebrazione con il canto Sei tu, Signore, il Pane. Oracolo del Signore al mio
tutte le nozze dell'agnello, la sua sposa è Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, siamo da Lui ammoniti per non essere condannati insieme con il mondo. Forse comunione con il sangue di Cristo. E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo. Con queste parole San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, ci chiarisce le motivazioni profonde che hanno mosso il Signore Gesù a istituire l'Eucaristia. Fare in modo che ognuno di noi diventi un'unica cosa, una comunione con la sua persona. Nel Vangelo di Giovanni troviamo questa singolare affermazione di Gesù: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Questo reciproco rimanere tra noi e Gesù nell'Eucaristia e sorgente inesauribile di vita. Colui che mangia me vivrà per me, dice il Vangelo di Giovanni. Nella comunione del corpo eucaristico di Cristo, ciascuno di noi raggiunge lo scopo per cui il Padre lo ha pensato e voluto fin dall'eternità: divenire, cioè partecipe della stessa vita di cui vive il Figlio, per essere in lui e come lui figlio del Padre. L'Eucaristia rivela e realizza interamente la verità della nostra vita umana
e anche della nostra vita cristiana. Carissimi fratelli e sorelle, le dolorose condizioni poste per le celebrazioni liturgiche a causa della pandemia da Covid-19 ci impediscono quest'anno di tenere la tradizionale processione cittadina. Tuttavia, con questa celebrazione, pur ridotta nella forma e nei partecipanti, vogliamo tributare con fede e amore il giusto onore a Gesù Eucaristico. Lui si è fatto uomo perché l'uomo divenisse figlio di Dio, e la nostra divinizzazione avviene mediante l'Eucaristia, perché in essa noi diventiamo consanguinei di nostro Signore Gesù Cristo. L'Eucaristia è il miracolo più grande che si rinnova ogni giorno sulla terra. Sotto le apparenze del pane e del vino, Gesù si trasforma nel pane celestiale che ci sostiene lungo il cammino della vita terrena, scrisse San Pio X. La devozione all'Eucaristia è la più nobile perché ha per oggetto Dio, è la più salutare perché ci dà l'autore della grazia, è la più soave perché soave il Signore. Se gli angeli, e questa è la conclusione del Pontefice, ed è una conclusione singolare, cioè se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santa Comunione. Carissimi fratelli e sorelle, noi adoriamo il corpo di Cristo offerto in sacrificio per noi, e il suo sangue effuso per la remissione dei peccati. Ancora immersi nelle paure, nelle angosce provocate dalla pandemia da Covid-19, alimentate anche dal divieto doloroso di partecipare per un certo periodo alla Santa Messa, dobbiamo, cari fratelli e sorelle, aggrapparci a Gesù Eucaristico per riprendere un cammino di fiducia e di speranza, pregandolo di non dare con il suo amore la nostra Trieste e ogni persona che vive in essa, di sostenere le famiglie che portano nelle loro spalle il peso più gravoso dell'attuale crisi, di dare speranza al mondo dell'impresa e del lavoro, penso qui ai lavoratori della filiera, particolarmente colpiti dalla pandemia, di dare coraggio al mondo della sanità, che è stato capace di una esemplare testimonianza di professionalità, di prendere per mano i nostri bambini e ragazzi che sono stati privati di educazione catechistica, di giochi e di scuola, di essere vicino ai nostri anziani che hanno pagato il prezzo più severo dovuto al confinamento e tra i quali si è registrata la dolorosa perdita di vite preziose, di non far mancare mai ai poveri il calore accogliente della carità cristiana e della solidarietà civile, di suscitare la Chiesa, perché di questo abbiamo bisogno, di suscitare nella Chiesa una nuova primavera di santi e di profeti. Maria, che è stata donna eucaristica in tutta la sua vita, ci aiuti a testimoniare ogni giorno la nostra fede e a camminare uniti verso la meta celeste, nutriti del corpo e del sangue di Cristo, pane di vita eterna e farmaco di
di immortalità divina. Mistero della cena, ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione, l'anima è ricolmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
secoli. Mistero della cena, ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione, l'anima è ricolmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria. Alleluia. Cristo, nella cena pasquale, ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome. Cristo, Padre del cielo, da noi la vita eterna. Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, fa che partecipiamo sempre con fede e amore a beneficio di tutta la Chiesa. Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, fa che essi esprimano nella vita ciò che celebrano il sacramento. Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di un stesso pane, accresci nella nostra comunità la concordia e la pace. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta, rendi partecipi della sua gloria i nostri fratelli defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Preghiamo. Guardo, Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questo sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna per Cristo nostro Signore.